Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Dragon Ball Xenoverse 2 e come potete vedere ci sono stati dei cambiamenti negli attacchi, negli abiti e nelle cose che ho messo a Sunny. Le vedremo però giocando, preparatevi che ci saranno dei feels in questa puntata, come dite voi. Allora, sono venuta qui perché c'è questa missione evento battaglia miniat che non so cosa sia ma mi incuriosisce un sacco. Però vedo un Cyberman che balla tutto baldanzoso, quindi non so bene se è stata una buona idea o meno, inizio già a pentirmene. Sì, guarda felice, va bene, ok. Sembra voler chiederti, fino a lì c'ero arrivata anch'io. Sì? Ascoltiamolo sto Cyberman. Cosa vuole lui? Vuole combattere? E va bene, orgoglio Saiyan, va bene, rompiamoglielo l'orgoglio. Orgoglio Saiyan, sconfiggi Goku. Guardate che bella la nostra Sunny con una katana, con una spada in realtà, finalmente sulle spalle, non a 7 metri dalle spalle, eh? Finalmente è bella la nostra Sunny. E tutti i vestitini che ha preso li ha presi nel negozio TP, a parte la parte superiore che è quella di razza, praticamente l'armatura di razza. Tutto il resto è stato preso nel negozio TP, spendendo un sacco di medaglie che avrei potuto impiegare in modi molto più utili comprando attacchi. Ma purtroppo voi sapete che Sunny ha questo problema dello shopping compulsivo. Ve l'ho già detto, lei quando vede degli abiti li deve prendere. E purtroppo ho dovuto accontentarla, sennò si sarebbe rifiutata di salvare la linea temporale. Cioè mi ha proprio detto: o mi prendi quei pantaloni o io non ti salvo il mondo. E allora ho dovuto farlo. Mi spiace, ho dovuto assecondarla. Era per il bene comune, giuro. Però dai, non ne ho spese proprio tutte le monete. Qualcosina mi sono salvato e ho comprato degli attacchi inutili. Ho comprato degli attacchi inutili di Vegeta. Sta cosa mi ha veramente tanto dispiaciuto, perché Vegeta è uno dei miei personaggi preferiti insieme a Junior e C18. Sono i miei personaggi preferiti in assoluto. E ho comprato i suoi attacchi, però ho detto saranno sicuramente potentissimi, invece sono schifosi. Che cacchio, solo il Big Bang era figo, tutti gli altri facevano schifo. Se mi andasse a segno, magari ve lo mostro pure, ma non riesco a mandarlo a segno. Aspetta, Tiè. Ola. Fa anche più danno di così, qui è andato a segno a metà, dannazione. Prendilo bene, ok. Quello è il danno vero dell'attacco fico. Io purtroppo, ragazzi, sono schiava di queste cavolate. Come l'attacco speciale che vi mostrerò tra poco. Io sono schiava di queste cavolate, inutile. Se vedo una cosa so che di un personaggio la devo equipaggiare, perché mi ricorda il personaggio e lo devo portare con me. È inutile. Io probabilmente avrò sempre un attacco di Vegeta con me, come avrò sempre un attacco di C18 con me. Probabilmente succederà. E anche di Junior. Di Junior ho la difesa. Ho portato la difesa di Junior. L'esplosione maligna, tipo l'esplosione di energia. Purtroppo... A discapito della forza, io purtroppo sono schiava di queste cose. E l'attacco speciale che sto per mostrarvi è un pezzo di iceberg. Porteremo con noi un pezzettino dello stile di combattimento di iceberg con questo attacco. E faremo malissimo a tutti con questo attacco. Preparatevi, perché ora la classe pervaderà la nostra Sunny. La classe nel combattimento di iceberg. Guardatela! Tiè! Mamma mia! Quanto bello questo attacco! Quanti ricordi! Ah, ok. Lo posso fare anch'io, sai? No, Gohan, hai rotto tutto. C'era una scena bellissima, stavo per fare, l'hai rotta tutta, Gohan. Eccolo lì. Vieni qua, Kakarotto. Mo ti faccio vedere io come funzionano i Kaioken, Kakarotto. Infatti, vedi, te lo faccio proprio vedere io. Ah, voi volevate vedere... Ah, è vero, questo è salto Molotov. Non credo che lo userò qui. Devo già disattivarlo, che palle. Vabbè, vado contro Gohan. Tanto leghiamo Gohan dall'equazione. Dicevo, non so se riuscirò a farvi vedere il salto Molotov, perché è un attacco molto molto lento che ci mette tanto tanto tempo ad attaccare. E dai, mollami, che devo far vedere l'attacco Molotov se ci riesco. L'unico modo per farlo vedere è contro di te. Guardate quanto tempo c'è. E niente. Cioè, è bastato che lui si muovesse di lato e l'ha schivato. Sta 8 ore... Dovevo uccidere Gohan? C'era scritto sconfiggi Goku? Come? Sono rimasta... Come? Ma... È morto Vegeta, cos'è successo? Cyberman, cosa... ma non lo sono io compiaciuta, scusa? Ma tu guarda, cosa diavolo...
Dovevo uccidere prima Goku, forse, perché c'è un'altra... Io la rifaccio. La rifaccio. Allora, ho provato a rifare la missione perché mi sembrava... Purtroppo è stata una coincidenza assurda che fosse morto Gohan. Non è Gohan che muore e mi fa finire la missione, è Vegeta. Era morto Vegeta e il problema è che ho provato a rifare la missione, ma Goku gli fa talmente tanto danno e se ne sbatte talmente tanto di me, al punto che mi uccide sempre Vegeta. Io non so come fare per finire quella missione con Vegeta vivo. E purtroppo credo sia uno dei requisiti, perché se guardate qui, il secondo punto è sconosciuto, quindi temo di dover finire con Vegeta in vita. Il problema è che non ci riesco, perché Goku si accanisce tantissimo su Vegeta e Vegeta muore. Questo è un problema, non riesco ad ottenerla, per ora non la otterrò. Magari quando sarò più forte e farò più male a Goku, potrò rifarla. Andiamo avanti con le altre secondarie, allora. Batti Vegeta, Grande Scimmia, Dodorian e Zarbon, ok. Ok, scontro tra primati. Batti Vegeta, Grande Scimmia, Dodorian e Zarbon. Ok, ho equipaggiato un paio... Cioè, ho cambiato un paio di attacchi perché voglio farveli vedere un po' tutti prima di scegliere cosa mettere, diciamo, di fisso. E ho messo praticamente questo, che è la... Mi fa piacere aver sprecato una barra di energia per vedere Vegeta che deve chiaramente andare al bagno, perché quello era un urlo di uno che deve andare al bagno. Ne ha bisogno fortissimo, quindi che vada e che non mi rompa le scatole e mi lasci fare gli attacchi. Ecco qua, che bella, fa malissimo. Vabbè, è un Cyberman. La smette questo qui? Quanto difficile da mandare a segno però. Non mi ricordavo così difficile, c'è uno con un punto esclamativo là. Cosa vuole? Cosa vuole quello là? Ma l'ha finito sto qui? E dai... Tiè, tagliati. Allora, è Goku quello là o è Yamcha? Non capisco da sta distanza. Scusa? È arrivato Dodorio, va bene. Andiamo dalla distanza se funziona? Sì, wow. Voglio andare a parlare con sto qui io. Chi è? Non mi interessa, se era Goku gli parlavo, ma Yamcha no. Allora, Dodoria, vieni. E arriva Zarbon? Ok. Allora, vediamo un po' se riesco a fare il salto temporale Molotov su staggeggio, che così ve lo faccio vedere. E niente, questo attacco qua mi va a segno una volta ogni 60 anni, perché è lentissimo. Purtroppo è lentissimo. Dov'è Zarbon? Ok. Ma perché non si attaccano un po' anche tra di loro? Sarebbe interessante come cosa. No? Attaccatevi tra di voi, dannati. Ecco qua. Ci riprovo, eh. Ho sbagliato attacco. Fa niente, lui è morto. Lo proviamo su Zarbon. Aia, che botta! Aspetta che provo. Te ne stai buono, Zarbon? Tu mi servi da crash test. Devi proprio stare fermo. Sono lontanissimo. Che cacchio. Vai via. Stai buono, Vegeta, stai buono. Stai buono, Vegeta, bravo. Ok. Allora, allontaniamoci da Vegeta che tanto è imbambolato là e non sa manco cosa sta facendo. Ok, l'ho preso. Ed è un attacco forte in realtà, però avete visto quanta fatica si fa per mandarlo a segno? Cioè, ci vuole veramente tanto... Ok, veramente tanto tempo per caricare quel pugno che non ne vale la pena, secondo me. E poi ho comprato sempre nel negozio TP questa roba qua, perché mi ricordo che era forte, però non è così forte ora. Mi correggo, è un cannone. Perché quando l'ho provato la prima volta faceva schifo? Aspetta, aspetta, quella è la soluzione. Andiamo di sfera evanescente, vai, vai. Quella era la soluzione. Tanto lui è stupido, qua non ci arriva, infatti. Madò, quanto bello combattere le grandi scimmie, quanto bello. Mamma mia, quell'attacco lì è forte. Per avere una barra sola, guardate. Fortissimo. Bravissimo lui. E niente, questo è il modo per batterlo. Ma che roba.
niente, basta, è fatta. E che problema c'è? Io vado avanti così. Niente, ha fatto la difesa. Stupido, mamma mia, che stupido. Aspetta, mo facciamo un'altra combo. Niente, mi ha fregato. Ok. Pensavo peggio. Colpiscilo. Sunny? Cioè, l'avresti ucciso, io ti dico solo questo. Sunny, sei bravissima. L'avresti ucciso se invece che colpirlo a un centimetro dalla faccia l'avresti colpito in faccia. È stupido. Oh, vedi? L'avresti ucciso. Dico solo questo. Cosa... conclusione. Ok. Ok. Forse era a tempo, perché stiamo entro 10 minuti. Cioè, in realtà abbiamo finito entro i 5. Per quello che dico che forse era a tempo. Ciao, Yamko, non mi interessi. Saluti. Tarles? L'ha schivato. Bravissimo, Tarles. Tu sì che sei uno saggio. Allora, Sunny, tu la devi smettere di colpire i moscerini intorno ai tuoi nemici, va bene? Ti daranno fastidio, ma non li devi colpire. Vediamo se riusciamo a prenderlo. La disattiviamo. Non l'ho colpito mai. Ci ho provato. Non avevo nemmeno le barre per schivare. Non avrei potuto fare nulla, purtroppo. Purtroppo non avrei potuto fare molto. Meno male che c'era Junior che me lo stava tenendo fermo. E niente. Questo va bene, fortissimo. Lui ha 87 barre vigore, quest'uomo. Non l'ho preso. E che cacchio. Sono dietro io in realtà, cioè non dovrei essere stata colpita da quell'attacco. Il dove va? Ah, cavolo. Conclusione suprema. Ok, scappa via. Giustamente. In questo gioco i Saiyan sono codardi e quindi va bene. Tutta da battaglia di Tar. La voglio tutta. La devo sbloccare tutta. Ok, ho equipaggiato gli attacchi che terrò per un pochino. È paradossale come ho sbloccato un attacco speciale che si chiama Kamehameha Kaioken per 4 e faccia meno danno della Kamehameha Kaioken normale. Questo è paradossale, però è così. Purtroppo è così. Allora, sconfiggi Vegeta per ultimo. Ah, andava sconfitto semplicemente per ultimo, ok. Sfera del drago di Namek. Sì, ma ne ho già recuperato. Oh, a proposito di Namek, dovevo andare dal saggio. Che cavolo, sì, lo so come si fa. Ne ho già recuperato un sacco. E questo mi fa pensare che non ho voglia di combatterli. Andrò a recuperare le sfere. Molla quello lì. Come ride sto qua? Ma stai zitto, lo so. Dragon Ball. L'altra è qua, l'altra è qua. È da questa parte. Quante sono, scusa, ste sfere però? Va bene, Dragon Ball, stai buono. Ma basta! Quanto lo deve dire? Quante volte lo deve dire? Vieni qua tu. Maledetta a te. Guldo? Non ti avevo visto, tu devi morire. Perché tu sei un mio sottoposto, devi fare quello che dico io, non devi combattere me. Tu stai cercando di usurpare la mia posizione di comandante, vero? Vieni qua. Vieni qua. Quanto ti voglio picchiare forte, Guldo? Devi fare quello che dico io. Che attacchi ho messo? Tempesta e raffica. È paradossale come la raffica sia ancora uno degli attacchi più forti che ha la mia Sunny. Quando in realtà io l'ho sempre considerato un attacco del cavolo. Ma purtroppo sta cosa resta comunque fortissima. Nonostante ci siano un sacco di attacchi molto più belli. Vabbè, volete morire? Voi avete deciso che volete morire e io vi accontento. Non è un problema per me, eh. Io lo faccio. Chissà se ne prendo tutte e due. Non ne ho idea se ho preso anche questo, sapete? Mamma mia, bello quell'attacco, mi piace. Ora, sfere a me. Eccola.
Ah, da sopra non posso. Va bene. Lo sapevo. Non avevo dubbi. Questa missione è uguale identica a quella che c'è nell'uno. Identica, arriva la stessa identica gente nello stesso identico ordine. Uguale, uguale. Gioco. Ma non mi dire. Non l'avrei mai detto, sai? Non l'ho preso perché quell'attacco lì va usato così. No, senza il lancio, dannazione. Vabbè, l'ha preso lo stesso, però andava usato senza il lancio. Da vicino. Aiuto. Vediamo se prendo anche Butero. Sì, ho preso anche Butero. Non ho abbastanza cariche, che palle. Vieni qua, Ricom, che tu ti pigli. No, niente. Chi ho alloccato? Raspberry. Ma chi se ne frega di Raspberry? Ma porca miseria. Dove stanno questi? È morto, no. Beh, qualcuno ho preso. Quanto male gli ho fatto, mamma mia, perché c'è l'essenza di iceberg dentro a quell'attacco lì. Mi sarebbe utile ogni tanto farla quella cosa lì, ma non ho idea di come l'ho fatta. Madò, se ti buco tutta la schiena, Naval. O Navil, o come cacchio ti chiami, Navel. Vieni qui, Navel. Non ho preso. Tiè. Posso con calma andarmi a recuperare? Ce n'è un altro? Fatti pigliare, tu che hai la pelata. Sta roba viene sempre bene sulla gente con la pelata. Quanto mi piace anche questo attacco. Mamma mia. Mancano due sferette. Chissà dove sono. Una è... Io sono cieca. Io sono cieca. Ah, eccola. Io non ci vedo. Io sono totalmente cieca. Dove... Ma dove me le hanno nascoste? Dai, sotto le panchine. Guarda questi. Tutta battaglia squadra. Genio nera, va bene. Dovrò farmare tutta sta roba fortissimo. La casa dell'anziano saggio è più pericolosa perché mi sono dimenticata di andarci. Dannazione, vado. Nail, sono qui, scusa il ritardo. Andiamo, andiamo. Vai. Difendi Namek, parte 5. Io non vorrei essere ripetitiva e pignola, però inizio ad essermi un po' rotta le scatole di difendere Namek. Cioè, potevano dare un delay temporale un po' più lungo, perché ogni 3 secondi devo difendere Namek. Mi sono un po' rotta le scatole di difendere Namek. Ecco, non volevo dirlo, ma un pelettino mi sarei anche stufata di venire qua a prendere le sfere, che cacchio. Anche perché adesso siamo giusto nel periodo in cui devo prenderle anche nelle parallele le sfere, io continuo a recuperare sfere. Cioè, che palle. Mi sono anche un po' rotta. Se poi non mi colpissero i 60 ordici, magari... Sarebbe anche meglio. Mamma mia, che palle, sti qui tutti insieme vengono. Questo attacco. Attacco, carico una tempesta gigante e poi la butto nella mischia. Così schioppano tutti. Stai buono lì tu, cosa fai con quel ditino? Dov'è la mischia? La mischia, vai. Mamma mia, qualcosa è esploso malissimo. Vieni qui. Mi piace questo pugno. Non ho energia, dannazione. E va via lui. Volevo fargli la presa, è andato via. L'ho preso. Attacca, attacca sul testino. Ok, resisti, Nail. Arrivo, amico. Eccomi. Radish. Radish. E niente. Ho sbagliato, volevo fare il lancio. Dannazione. Sono stata stupida, non credevo fosse un attacco speciale quello lì.
Grazie, Nail. Sei il primo alleato che effettivamente sta servendo a qualcosa. Sei anche fastidioso perché mi stai interrompendo le combo, ma quello è dettagli, facciamo finta di niente. Ecco qua. È paradossale come questo sia un attacco fortissimo ancora adesso. Guarda quanto danno! Mamma mia! Io che pensavo fosse un attacco orribile. Non avrei dovuto farlo, lo so. Ma adesso schioppa questo, quindi... Ma dai, si è difeso! Ho sbagliato! Tie! Ho sbagliato, vabbè, era già morto, non è che ho sbagliato. Quante sfere devo recuperare, mio Dio! Ecco. Nail, prendine un paio anche tu, santa pazienza. Non posso prenderle dalle a lui che le va a consegnare mentre prendo le altre. Cosa mi sta a servire, Nail, adesso? A niente. Ho finito, Nail? È fatta? Ok. Va meglio? C'è un evento capsule... Rincominciamo? Il video di oggi si conclude qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.